Area Marina Protetta del Plemmirio è un luogo unico, tanto che ha anche l'appellativo di ASPIM, Area di Speciale Protezione di Interesse Mediterraneo. È la quintessenza del Mediterraneo, il Mediterraneo bello, come era un tempo il nostro Mediterraneo. Dovete immaginare che c'è una molteplicità di panorami subacquei, alte falesie che si tuffano verso il blu profondo, canyon che sono intarsiati nelle pareti da trafori, rifugio ideale per gli animali marini di ogni specie, ampissime distese di sabbia e altrettanto ampie distese di posidonia, quella pianta marina che ossigena il mare e noi tutti. Ebbene, questa diversità di panorami corrisponde ad una diversità di habitat e quindi ne fa un posto, un luogo di estrema importanza. Per la città è importantissima e io mi auguro che lo diventi ancora di più e veramente, veramente tanto di più, perché una riserva è un polo di attrazione turistico notevolissimo. Uno studio dell'Università di Genova vuole che una cernia morta valga soltanto il peso della sua carne, che potranno essere 50, 100 euro. Una cernia viva muove un indotto intorno a sé di 10.000 euro. Il mio tesoro d'Italia è un lembo di terra che si trova proprio sopra l'area marina protetta del Plemmirio. Beh, oltre che l'area marina protetta, però c'è questo luogo di terra che si chiama, noi in siciliano chiamiamo la Pillirina, perché è legato tra l'altro ad una leggenda. È un posto di una bellezza strepitosa. Dovete immaginare le latomie greche dalle quali è stata cavata la roccia con cui è stato costruito, con cui sono stati costruiti i templi di Ortigia della mia città. Ebbene, in queste latomie che al tramonto diventano rosa per i raggi del sole, frange il mare e la voce del mare risuona sonora. Cespugli di mirto e di lentisco fanno a gara per crescere rigogliosi dentro le tombe di una necropoli sicula, poi rivisitata, riutilizzata dagli ateniesi durante il loro tentativo di conquista di Siracusa nel 415 a.C. È un luogo che una passeggiata che corre da Massoliveri fino al faro di Capomurro di Porco, una passeggiata che corre lungo il mare attraverso per l'appunto la macchia mediterranea, attraverso cale e calette e poi arriva al faro di Capomurro di Porco, che è un posto ancora più unico, dove grazie a fenomeni di ingrottamento arrivi e ascolti il respiro del mare. I tesori siamo noi. I tesori siamo noi.